Questa sera ho la Velocore della Bowflex. Facciamo girare le gambette. Ci scaldiamo per bene. L'Omar si è nascosto. Eh? Ah, era colpa della bici? Colpa della bici che era lì? Mauri, hai voglia di dare un colpo di telefono al Samuele che mi sta chiamando adesso per capire se è una cosa di grave? Perché lo sai che non rispondo. Giro, giro, faccio girare le gambe. Non vi ho detto però la velocità di pedalata. Pian piano raggiungiamo le 70 pedalate al minuto. 7-0. Ha problemi Samuele? Ancora 5. Pian piano rallentiamo e aggiungiamo un po' di resistenza. Aggiungiamo un po' di resistenza. Prendiamo le 70 pedalate al minuto. Agili, perché dobbiamo arrivare al 75%. Ok? E intanto ci alziamo. So. Ah, ce l'ha. I cucciolotti. Cos'è questo fazzoletto alla gola? Sta venendo l'influenza. Mi sta venendo l'influenza. E quindi ho messo questo per salvare il collo. Dobbiamo salutare Enzo, lui c'è sempre, solitamente in differita, lascia sempre un messaggio sotto ogni video. Andando leggeri, perché dopo è lunga, non dovete fare troppa fatica. Mi sono bloccata? No. Non sono bloccata, mi fa venire colpi.
La Barbara mi fa gli scherzi. Leggeri, leggeri. Un minutino ancora. Che dite? Siamo al 75% quasi? Un minutino e si parte, no? Un minuto e mezzo in verità. Ho detto una bugia. Semplicemente aggiungiamo resistenza, usciamo fuori sella e aumentiamo la velocità. E piedi, piedi, 30 secondi. Siete pronti? Però fare il pulite con questo muoio. Dopo. Dopo penso al mio collo. Si chiude e si va. 30 secondi. Do tutto. Tutto quello che ho. Tutto, tutto, tanto dopo si recupera tantissimo! Stop! Tolgo! Allora, avete avuto male alle gambe? Siete sì, eh? Come un inizio? No! Un inizio, no! Male! Altro che un inizio! Non va bene! Fortuna che ne abbiamo ancora 19 per migliorare! RPM, la base sono 70, allunghiamo quando siamo fuori sella per raggiungere il massimo sforzo. Pronti, pronti, si chiude e vado. Come va? No, adesso è una bugia. Perché passare da un inizio di mal di gambe a malissimo? No one ever sees me, cruising in a barrel. No one ever sees me, cruising in a barrel.
7-0. La base è 7-0. 70. Ma non disperate, perché ce ne sono ancora 18. Se non siete stati soddisfatti di queste due, avete ancora 18 possibilità per essere soddisfatti. Se siete già soddisfatti, non potrete che esserlo di più. Moltiplicate per 18 la vostra soddisfazione. Pronti? Chiudo. Vado. Secondi. No one ever sees me, losing every battle. No one ever sees me, losing every battle. Can somebody save me, losing every battle. Stop. Tolgo. E si recupera. Un minuto e mezzo! Un recupero lunghissimo che ci dà modo di esprimere il meglio in quei 30 secondi ed essere soddisfattissimi! Siamo quasi. Venti secondi e si va. C'è anche l'Ale, l'avete visto? Si chiude, vado, forza, forza, do il massimo, 5 ancora secondi. Troppo fiscali, no? Oh. Dai. Lale chiede come sto. Insomma, si può essere meglio. Oh. Compare che mi ha fatto un aggiornamento, mi ha disconnesso e adesso vuole i dati. Ma io i dati non glieli do oggi, basta. Guest. Ti dico che sono una guest, è morta lì. Si è disconnesso, ho fatto l'aggiornamento e mi ha perso i dati. Va bene. Ha fatto un aggiornamentone
esigenze, richiede la mia attenzione, ma insomma si chiude e si va su. Stop! E pensate, siamo già a 15, ridendo e scherzando. Adesso vediamo se mi dice che posso allenarmi come ci voglia. Ecco, guarda. Forse mi fa allenare come voglio. No. Ecco. Bene. Voglio come ci voglia. Ecco, guardate. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo pronti? Mancano 40 secondi. Pronti, pronti? 30. No, no, è tutto scritto, Fidatevi. Questa sera è facile da seguire, è facile da seguire la lezione questa sera. 10, pronti, si chiude e vado, 30, do tutto, tutto, tutto. Quasi mi spiace che stiamo già arrivando alla metà. Ma siete soddisfatti? Ma state facendo fatica? Ecco, molto di più, io penso pochissima. Credo che stiate facendo fatica quanto ne sta facendo il Piero. Allora, il Piero è in zona meno 2. Voi in che zona siete? Siete 4 zone in più? Siete in zona 2? No, no, anche prima. Anche prima. Ci siamo. Pronti. 4 secondi, chiudo e su. 30 secondi, ma dovete dar tutto, non dovete pensare che ce ne sono ancora un paio dopo. Vi siete impegnati un po' di più?
Gabriele, che è quasi nuovo, è ancora un po' innocente, allora ride. Non so perché rida. È la fatica che fa ridere. Ah. In totale quante ne abbiamo fatte? Ho perso il conto. 7. Keep on acting now like strangers, scream out loud. I will go if nothing changes, so change your heart. 10 secondi. Pronti, chiudo e su. No, non è l'ultima. L'ottava. Stop. Tolgo. Com'è? Ora nascono i problemi. Perché ci sono solo 12 possibilità per essere soddisfatti. Perché all'inizio si dice e invece adesso pian piano diminuiscono le possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete impegnarvi di più. Donato, tappa le orecchie. No, il Piero mi chiede, secondo te noi abbiamo la faccia di quelli che vogliono far fatica? Il Piero sicuramente no. Qualcun altro magari sì, ma il Piero no. Come va? Pronti? Tra l'altro io mi sto divertendo talmente tanto che sto pensando che secondo me quel recupero che abbiamo fatto così tanto, possiamo toglierlo. Chiudo! Su, stop. Da casa si preoccupano, in che senso dobbiamo impegnarci di più? No, ma da casa no, è qui in palestra. Che c'è il Piero che dà l'esempio e quindi sono tutti riposati qui in palestra, non hanno neanche il fiatone. Altro. Quei 5 minuti, no, a me sembrano eccessivi, no, secondo me sono veramente eccessivi. Secondo me questa l'ho fatta quest'estate quando faceva caldissimo e quindi dicevo chissà che fatica che faremo. Però non avevo valutato che
c'era un minuto e mezzo tra l'una e l'altra. Si chiude, sarebbe l'ultima della prima serie, sarebbe ok. Che tra l'altro quei 5 minuti si attaccano ai 30 secondi di adesso e quindi sono 5 minuti e 30. Troppi. Cioè, facciamone 11. No, 11 minuti. 11. Ma ascoltate il mio pensiero. Se devo star male, è meglio che stia male, no? Così sto a casa. Andare a scuola mezza malaticcia. Faccio tanta fatica, magari fai ammalo i miei studenti, quindi è meglio che se deve essere che sia, no? È vero che a casa c'è il camino, però se sono malaticcia, si ammalaticcia anche lui, eh. Comunque, ancora una, secondo me ci sta. Chiudo! E su! 30 secondi, cosa saranno mai? Hands up, such a rush. I love having you here with me. To dream big is no sin. The sky has no limit, yeah, we're free. This time's too small for dreams like this. Don't want. Ecco. Però ora un numero dispari e un numero pari dopo non è tanto bello. Ne facciamo 12 mortali? La chiudiamo con 12? Daria dice 11 o 12 sono poi la stessa cosa, eh? Giusto! Tra 11 e 12 la differenza è nulla, eh? Chiude, vado. Come va? Caldo? Vuoi spostare la bici? Sì. Piero, hai voglia di aprire la porta?
qui, verso il ginocchio, apro le spalle, ti fanno male? Male, dovevamo far 15 minuti in più, l'ho detto ieri. Un piede davanti e allungo. Per cui appoggio le mani a terra, runner stretch e torsione del busto. Scendo, appoggio, salgo. Cosa sta facendo l'Alessandro? Però le stai facendo tutte serie. E beh no, da qui salgo, cambio gamba, qui appoggio e su. Da qui runner stretch e torsione. Appoggio, qui salgo, quadricipite. Appoggio, ritorno, qui, ora appoggio i talloni a terra e spingo indietro. Da qui appoggio le ginocchia a terra e allungo. Una mano alla spalla, l'altra mano alla spalla, sollevo il busto e qui mento al petto, salgo pian piano e giro le spalle, respiro e fuori tutto giù. Bravissimi!